altri 2.000 richiedenti No, asilo. in Abbiamo totale, sì. parlato di un ulteriore contingente di qualche centinaio che porterà oltre i 2.000 man mano che arriveranno nel corso dell'anno il numero complessivo, quindi in questo senso desidero fare questa precisazione. Il modello dell'accoglienza diffusa è un modello che ha dato i suoi frutti, che conserva la sua validità. Occorre un ulteriore impegno da parte dei comuni insieme alla prefettura per trovare ulteriori soluzioni alloggiative per i nuovi arrivi e questo consentirà una più equa distribuzione ed un riequilibrio nell'ambito della provincia, secondo un modello, ripeto, di accoglienza diffusa e di sostenibilità. La sostenibilità è non solo un coefficiente numerico, ma è anche una capacità di inclusione, una capacità di integrazione nel territorio e su questo stiamo molto lavorando con tutti i comuni, con la provincia, con la diocesi di Modena, proprio per realizzare dei progetti di volontariato che siano utili alla comunità secondo le esigenze che i sindaci di volta in volta hanno segnalato e stanno segnalando e che potranno essere un fattore importante di inclusione e anche di apprendimento di abilità di carattere lavorativo. Alcuni comuni non hanno aderito, 9 più 1, 9 del cratere più 9, ancora carichi, c'è disponibilità? Ma per quanto riguarda i comuni della provincia, io solo in un caso ho ricevuto una, come sapete, manifestazione di indisponibilità. Questo però non vuol dire che laddove non si trovino, diciamo, laddove sia necessario inviare dei contingenti di profughi, secondo quelli che sono quei parametri che risultano dall'accordo tra Ministero dell'Interno ed ANCI assentiti in Stato Regioni, non si effettuino degli invii. Ma devo dire che c'è una ampia disponibilità anche da parte dei comuni dell'area nord. Carpi sicuramente già accoglie anche quando faceva parte di quei comuni che erano esclusi. Occorre, dicevo, uno sforzo ulteriore.